E sempre a proposito dei rischi collegati al lavoro, dalla CISL arriva un allarme davvero preoccupante sull'utilizzo di alcol e droghe. Fabio Tiraboschi. I casi isolati, ma provati anche da incidenti di autisti degli autobus con problemi di tossicodipendenza e alcol, la triste vicenda dei poliziotti cocainomani scoperti a Genova e ancora il dilagare del consumo di anfetamine e cocaina, fenomeno documentato da inchieste giornalistiche tra i muratori e carpentieri al lavoro nei cantieri della Lombardia. Situazioni allarmanti, non ancora inquadrate nelle statistiche di ispettorati e INAIL, che tuttavia iniziano ad essere avvertite con una certa frequenza in aziende e fabbriche del paese. La conferma arriva dalla CISL, che sul problema emergente delle ricadute del consumo di alcol e droga nei luoghi di lavoro ha organizzato un convegno. Le dipendenze da alcol e da droghe rispetto agli infortuni sul lavoro, l'INAIL stessa ci sta spiegando in questo momento che non sono statisticati. E noi crediamo invece che la cosa vada approfondita, perché i nostri terminali dentro le aziende, i nostri delegati, i nostri dirigenti ci segnalano che è un fenomeno che si sta ampliando. Posso fare esempi di persone che lavorano sotto l'effetto di tossicodipendenze, posso fare esempi di persone che fanno abitualmente abuso di alcolici. Ma quali sono le procedure che si possono adottare rispetto al fenomeno del consumo di droga e alcol nei luoghi di lavoro? Da tempo si discute sulla possibilità di effettuare controlli periodici antidoping, ma la questione è delicata e non ancora supportata da strumenti di legge. Bisognerà solo andare a curare più che altro il problema del prelievo del campione. Questo è uno degli aspetti più deboli di questa, diciamo, regolazione. E credo che la cosa migliore, oltre alla prevenzione che possiamo fare, è favorire l'individuazione di queste persone per costruire dei percorsi di recupero, in maniera che alla dipendenza non si associ poi automaticamente alla perdita del posto di lavoro, ma si associ anche al recupero sociale delle persone.